a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochierina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa abbiamo dato inizio a questa nuova incredibile avventura nel Giappone del 13 secolo. Ci troviamo di fronte ad un'ambientazione sicuramente molto suggestiva e coinvolgente, e anche la storia sembra esserlo altrettanto. Infatti ci sono stati presentati i nostri protagonisti, anzi principalmente il nostro protagonista accompagnato da altri personaggi secondari ma comunque altrettanto importanti. Il nostro personaggio principale si chiama Jin, fa parte di una famiglia a quanto pare estremamente importante per i luoghi dove si trovano. Fatto sta che è successo un po' il patatrac ragazzi, perché c'è stata un'invasione da parte dei mongoli e i samurai lì presenti ovviamente hanno deciso di non farsi mettere i piedi in testa. Il problema è che erano numericamente ragazzi molto inferiori, infatti poi è andato un pochettino tutto a pupù in effetti, se possiamo dirla così, perché lo zio di Jin, Lord Shimura, è stato catturato e fatto prigioniero dal Khan dei mongoli. Fatto sta che alla fine Jin, coraggiosamente, dopo essere stato salvato da una ragazza di nome Yuna, ha deciso di affrontare il Khan, però fallendo miseramente. E ci eravamo lasciati ragazzi l'ultima volta vivendo un flashback all'inizio del quale abbiamo purtroppo assistito alla morte del padre di Jin, e lui si porta dietro questo senso di colpa perché forse avrebbe potuto fare qualcosa ma non ce l'ha fatta, non era stato abbastanza coraggioso per farlo, anche se comunque ragazzi io penso che da un lato possa essere giustificato perché comunque si trattava di un ragazzino. E l'ultima volta quindi ragazzi ci eravamo appunto salutati qui, quindi un momento successivo alla morte appunto del padre di Jin. Quindi vediamo un attimino che cosa vogliono farci vedere. Vostro padre. Puoi mandarli via? Dovete riceverli, Jin. Ora siete il signore del clan Sakai. Sì. Non siete solo Jin. Vostro padre è nel vento che vi sostiene. Vostra madre negli uccelli, sugli alberi. E mio zio? Ve lo dirà lui. Alla pira di vostro padre. Grazie. Okay. Quindi è il momento dell'addio al padre di Jin, a quanto pare orfano anche di madre. Quindi era stato chiaro che Lord Shimura lo avesse preso con sé essendo suo zio. Andiamo. Le ambientazioni come sempre di una bellezza assolutamente sconvolgente. Il clan Adachi sarà sempre disponibile se avrai bisogno di una guida. Tuo padre è sempre stato il baluardo del popolo. Un vero samurai. Io non l'ho salvato. Sono stato un codardo. Jin, tu sei un samurai. È morto per colpa mia. Tuo padre è caduto in battaglia salvando il suo unico figlio. La sua ricompensa è una morte da guerriero. Ora tu porterai avanti la sua eredità. Lo spirito di tuo padre risiede in questa lama. Lui è sempre con te. Mm.
Domani verrai nella mia fortezza come mio pupillo. Ma oggi devi dire addio a tuo padre. Sopravvissuto alla caduta, era stato buttato giù dal ponte, ragazzi. Che volo che ha fatto. Padre. Come posso salvarlo? Segui il vento, cioè, regà. Sono abbastanza senza parole, infatti avete notato che non ho parlato fino ad ora, anche perché comunque la solennità del momento lo richiedeva, ragazzi. Ma è la seconda volta che gioco a questo videogame e percepisco una poesia, una solennità in tutto ciò che credo di non aver mai percepito prima d'ora in nessun altro videogioco. Quindi questo sicuramente significa che è stata resa molto bene l'atmosfera di quei luoghi e di quella società, anche perché, ragazzi, nel momento in cui suo zio gli ha dato la spada di suo padre e vedendolo triste in quel modo, probabilmente in un altro luogo, ma lo zio lo avrebbe abbracciato. Però, ragazzi, lì in Giappone, probabilmente anche adesso è così, non c'è tanto spazio per le dimostrazioni di affetto. Cioè, sono molto rigorosi e tengono molto al controllo delle emozioni. Questa è una cosa di cui avevano anche parlato. Scusate se mi perdo in chiacchiere, ragazzi, ma credo che questo gioco darà molti spunti per poter chiacchierare, ecco, questo sì. Quindi intanto io vado. Immagino che lui adesso si senta tipo disonorato, perché comunque non è riuscito a fare nulla per salvare suo zio. E questi paesaggi sono qualcosa di indescrivibile, a mio avviso. È tutto così bello. E andiamo avanti, in mezzo a questa foresta così bella. Forza! Dai! Yuna! Yuna! Ehi! Jin! Cos'è successo? Ho trovato Lord Shimura. Io potevo salvarlo. Ma il Khan era lì. Ho deluso mio zio. Almeno sei tutto intero. Ho giurato di proteggere l'isola con la vita. Ma ora i mongoli ci hanno rubato il paese. Ucciso i samurai. Non ricordavi cosa vuol dire affrontare chi è più forte di te? Sentirsi deboli. Quando ci troviamo faccia a faccia con la morte, dobbiamo fare di tutto per sopravvivere. Il Khan si aspetta una guerra contro i samurai. Anticiperà ogni nostra mossa. Se non troviamo come coglierlo di sorpresa. Così salveremo Lord Shimura e il nostro paese. Io ti aiuterò. Mongoli, gli sgherri del Khan. Sono troppi! Nasconditi nell'erba! Sì. Ammazza. Quindi possiamo usare l'erba come nascondiglio. Terrò in mente per le prossime fasi stealth, ragazzi, perché di sicuro ce ne saranno. Però non sarà facile organizzare un qualcosa contro questo invasore ormai. Cioè, ci hanno già messo in ginocchio, ragazzi. Ti staranno dando la caccia.
probabile. I cani hanno spaventato i cavalli. Sono destrieri dei samurai, sanno tornare dai padroni. Ah, premi sinistra per chiamare il tuo cavallo. Ok, eccolo qua. Ciao, Sora. Eccolo. No, quello è il suo, questo è il mio. Bella mossa. I mongoli saranno sulle tue tracce. Dividiamoci. Li distrarrò mentre fuggi via. Non me ne vado finché non avremo salvato mio fratello. Devo prima trovare altri alleati. Abili guerrieri. Come Sensei Ishikawa e Lady Masako Adachi. Il loro aiuto. Anche mio fratello può aiutarti. Una volta in salvo avrai al servizio il miglior fabbro dell'isola. Creerà qualsiasi strumento utile a salvare tuo zio. Per scalare le mura del castello? Tu lo sogni, Taka lo realizza. Dove lo tengono? L'hanno preso vicino a Keiji. Va lì e chiedi in giro. Ti raggiungo presto. Taka non durerà a lungo in mano ai mongoli. Yuna, salveremo tuo fratello. E tuo zio. Li salveremo. Pure registicamente bellissimo, ragazzi, sto gioco. Mamma mia, ragazzi. Esplorare Tsushima. Ora puoi utilizzare mappa e diario. Cioè, ragazzi, non so se, se ci stiamo rendendo conto di cosa stiamo guardando. Non so se. Ok, quindi abbiamo a disposizione una mappa. Mi pare sacrosanto. E questa è l'isola di Tsushima. Esplora Tsushima per scoprire nuovi luoghi. Ok. Questo è un racconto. Completa i racconti per far crescere la tua leggenda e acquisire nuove risorse e abilità. Ok. Quindi sarebbero le missioni principali, mi sembra di capire, quelle per la storia principale. Nell'accrescere la tua leggenda apprenderai nuove e potenti tecniche. Leggenda dello spettro, ragazzi, come giustamente qualcuno di voi ha scritto nei commenti sotto il primo episodio, sto giocando da una parte con il fantasma di Sparta e a quanto pare qui sto giocando con lo spettro di Tsushima. Adoro. Scegli la tua prossima destinazione e lasciati guidare dal vento. Così poetica questa cosa. Quindi viaggio di Jin e viaggio di Jin, ovviamente. Quindi abbiamo due possibilità. Possiamo andare da Sensei Ishikawa oppure andare da Yuna, ovviamente. Sta seguendo una traccia vicino al villaggio di Keiji. Allora, ragazzi, direi che quasi quasi... qua come ricompensa non solo mi dà come incremento leggenda al massimo, ma mi dà anche arco corto e la possibilità di usarlo, ragazzi. Io direi di andare da Sensei Ishikawa, ok, e di ammirare questa meraviglia. Per scorrere il dito in alto sul touchpad, ok, per farci guidare dal vento, ragazzi. Adoro. Quindi il vento praticamente ci indica la via. Andiamo, Sora. Perfetto, quindi non ci resta che dirigerci da Sensei Ishikawa alla locanda. Ovviamente più viaggeremo... qui ci sono dei fiori? Posso prenderli quindi? Ok. Più si viaggia, ragazzi, più si va in giro, più ovviamente più luoghi si incontrano e quindi più robe si scoprono, evidentemente.
attraverso la mappa. Territorio mongolo, direi che per ora è meglio lasciar perdere, ragazzi, anche perché non è che siamo tanto in forma, in effetti. No, 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 non fa per me, no, no, non attualmente, scusatemi un pochettino di fretta, Starei andando da Sensei Ishikawa, capita a me, insomma. Intanto comunque ci stiamo avvicinando, ragazzi, ma credo di aver sbagliato lato del fiume, quindi devo sperare ci sia un modo per arrivare dall'altra parte. Foresta dorata? Beh, qual definizione migliore per questo posto così incantevole, ragazzi. Credo che perderò un sacco di tempo a guardarmi intorno, guardarmi in giro. Che meraviglia. Oddio, che sta succedendo qui però? Che fate? Maledetti, che fate? Oddio, questo è così grosso? Perché? Perché date addosso alla povera gente? Fermo là, maledizione. Oddio, che ho colpito? Sto colpendo un po' chiunque, ragazzi. Oh! No, no, no! Non fate del male al mio cavallo! Maledetti che non siete altri, ma combattete pure fra di voi. Oh! Ammazza che botta! Ok. Quindi potremo trovare ostacoli anche durante il nostro cammino, ovviamente. Molto bene, molto bene. Intanto sono riuscito a farmi picchiare, ma piccoli dettagli, direi di risalire in groppa al nostro fidato destriero e di seguire di nuovo il vento. Ma da che parte devo andare? Oh, niente, mi sa che devo passare proprio in mezzo lì, ragazzi, in mezzo al macello. Gli oggetti e le risorse che raccogli sono conservati nel menu compendio. Molto bene. Vabbè, allora direi... Ok, facciamo il confronto, visto che ci stiamo, ragazzi. Almeno uno di questi lo posso ammazzare così con un colpo solo. Non ucciderai più nessuno. Davvero? Direi lo stesso di te, caro. Molto bene, venite qua, va. Ah, povero. Povero lanciere di mestiere. Aia. Ok. Fuori un altro. Aia. Mannaggia alla miseria. Fuori un altro. E via qua, bello, perché non è anche per te. Ok. E fuori un altro, perfetto. Ovviamente più combattimenti faremo, più esperienza accumuleremo. Quindi, caro il mio cavallo, caro il mio Sora, torna da me tesoro. Ok, eccolo qua. Niente, raga, sto perdendo più tempo così che in altri modi. Il vento porta di qua, quindi direi di andare di qua, ovviamente. Infatti la distanza si riduce, ma qua ci stanno. Ma sono dovunque questi? Una disdetta. Eh no, devo cercare di lasciar perdere per ora, ragazzi. A meno che non me li trovo proprio per strada, ma così ci metterò una vita ad arrivare. Ok, ragazzi, allora, in questa foresta delle sorgenti celate, che anch'essa ha il suo immenso fascino, ormai siamo abbastanza vicini al nostro obiettivo, quindi dovrebbe essere qua, probabilmente. Sono arrivata, sì. Fonti Yoshi. Di Sensei Ishikawa. Forse alla locanda sapranno dirmi dove è Sensei Ishikawa. Perfetto, quindi probabilmente devo entrare qui, ragazzi. Vediamo un po' a chi possiamo chiedere. Salve, buongiorno. Chi devo chiedere? Eccolo qua, perfetto. Un samurai, vivo. Vivo e vegeto, amico. Circo Sensei Ishikawa. Credevo fosse morto a Komoda. Invece no, dov'è il suo dojo? Oltre la foresta, vi mostro la strada, signore. Fammi strada, amico, caro il mio locandiere, senza che sali sulle panchine. Sensei, perché non serve. No. Il giorno prima dell'invasione venne in città per fare scorte. Era taciturno, ma è sempre stato di poche parole. Ok, quindi più taciturno del solito, in pratica. Beh. Signore, sono vere le leggende su Sensei Ishikawa? Leggende? Dicono abbia affondato una nave pirata con una freccia. La nave no, ma ha colpito un capitano pirata dalla riva, mettendo in fuga tutta la flotta. Un esperto arciere, allora. Meriti forse la morte? Spero di no, signore. Allora non devi temere, Ishikawa. Adoro. Ecco perché riceveremo un arco corto e ci insegnerà probabilmente a tirare con l'arco. Quello che io speravo di tutto cuore potesse fare Jin, sinceramente. Il dojo del sensei è su quella collina.
Ok. Ammazza! Se non fossi un codardo, andrei a Komoda. Prenderei quel che c'è di valore e lo venderei per fuggire dall'isola. Caro, puoi anche smettere di indicare però, non ti preoccupare. Cerca il dojo. Sì, lo vedo il dojo, è proprio lì. Grazie, continuo da solo. Ok, era per essere sicuri domanda, che lo vedessi. Signore, posso chiedervi perché il sensei non serve più come arciere del clan Nagao? Chi lo sa? Strano. Abbandonare una grande casata per questa vita. Boh, saranno affari suoi, voglio dire. Alla fine ognuno sceglie come vivere, no? Raggiungi il dojo di Sensei Ishikawa. Immagino che ci dovremmo arrampicare perché la strada sembra abbastanza visibile da qui, ragazzi. Quindi evidentemente Jin avrà anche questa capacità di arrampicarsi. Esatto. Ok, basta inclinare L per aggrapparsi agli appigli nelle vicinanze. Ovviamente X per poterci arrivare in caso. Ok, ecco qua. Ammazza, è pure un abile scalatore. Ma è fantastica questa cosa. Quante risorse nascoste c'hanno i samurai, ragazzi? Aspetta, no, non voglio scendere. Mi voglio continuare ad arrampicare. Eccoci qua. Dojo di Sensei Ishikawa. Ce l'abbiamo fatta e ammiriamo questo meraviglioso panorama da qui, ragazzi. Ma che meraviglia. Se non fosse per quel fumo sarebbe molto meglio. Sensei, sei qui? È permesso? La disturbo? C'è stato uno scontro. Darò un'occhiata. Oh cavolo, che è successo? Sangue secco, lo scontro non è recente. Ok, ma è successo un macello qua. Hanno buttato giù la porta, ragazzi. Sono entrati di colpo. Una freccia rimossa da una ferita. Oh porca paletta. Impronte di sangue. Vittima o assalitore? Forse il sensei è a casa. Basta seguirle, no? Trova Sensei Ishikawa, perfetto. Ma spero non gli sia successo niente di male, insomma. Anche perché venirlo ad aggredire? Beh, che i mongoli, ragazzi, agiscono e basta. Probabilmente sì, anche con degli obiettivi precisi, però. Forse saranno venuti da lui perché sanno che è un grande arciere e magari volevano... Un'ora per un samurai. Volevano farselo amico, magari. E i fiori però me li piglio, guarda un po'. Possiamo entrare allora, il sangue porta qui, ragazzi. Fermo. Non muoverti. Sensei Ishikawa. Il figlio di Lord Sakai. In persona. Sei scampato a Komoda. Ci è mancato il vostro arco. Lungo la strada i banditi mi attaccarono. Credete che possano tornare? Un samurai non si fa cogliere di sorpresa. Mi dispiace per Lord Shimura. Era un brav'uomo. È ancora vivo. È prigioniero dei mongoli. C'è speranza, allora. Per questo sono qui. Aiutatemi a salvarlo. Non posso. Perché no? La mia allieva è sparita. Un'abile arciera. Vi aiuterò io. E voi mi aiuterete a liberare Lord Shimura. Stammi dietro, Sakai. Va bene. Sempre un favore per un favore, ragazzi. C'è poco da fare. La sua allieva è sparita e la dobbiamo trovare. E quello che faremo allora? Chi altri sopravvisse a Komoda? Nessuno lo sa. Nessun altro che possa combattere? A parte noi? Non saprei. Datti da fare, allora. Non possiamo liberare tuo zio da soli. Posso aiutarvi nella ricerca? Troverò Tomoe da solo. Tomoe? E di quale clan farebbe parte? Nessuno. È una contadina. Ma può battere qualsiasi samurai. Persino te, Sakai. Cazzo. È proprio abile allora, eh? Saranno 10 anni che non ci vediamo. Volevi essere mio allievo. Vi ricordate? Ricordo quasi tutti gli allievi che rifiuto. Avete scelto di addestrare quella Tomoe, invece. Tu avevi talento. Tomoe è un prodigio. Cazzo. È bene trovarla allora. Potrebbe essere utile a tutti noi. Mongoli, colpiscili. Certo. Tu coprimi le spalle, mi raccomando. Oh, no, dojo un cavolo. Ehi! Non colpire Sensei. No.
stategli lontani. Arciere contro arciere. Vada, Lord Sensei. Colpisca. Sì, sì, ecco qua. Bravissimo, grande. Lottano come tanuki ubriachi. Se la sono cavata, accomoda. Anche un tanuki può sorprendere una tigre che dorme. Chissà cos'è un tanuki. Vabbè, in ogni caso dobbiamo trovare questa benedetta Tomoe. Chissà dove l'hanno portata. Magari l'hanno imprigionata, ragazzi. E ecco le tracce di Tomoe. Vieni. Certo. Ti seguo a ruota. I mongoli hanno preso forte Nakayama. La pattuglia veniva da lì. Vicino alle sorgenti termali. La città sarà la prossima a cadere. Beh, l'avranno portata lì. Cosa è successo? C'è... un'imboscata. Guarda in giro. Certo. Come dice lei, Sensei? Vediamo Riso un po'. E Miglio. Intatti. Un attacco improvviso. E qualcuno si era seduto tranquillamente a mangiare ed è stato sorpreso. Sangue, ma non molto. Nessun morto. Sì, chiunque fosse qui deve essere sopravvissuto, a meno che non è morto da un'altra parte. Una faretra giapponese. Un dono per la mia allieva migliore. Ok. Temo il peggio. Che temi, Sensei? Tomoe non si separa mai dalla faretra. Magari l'hanno inseguita. O catturata. A che scopo? Interrogatorio, tortura. O peggio. Oh, cavolo. Forse la stessa sorte di Lord Shimura. La paura è un'arma, Sakai. Non lasciare che la usino contro di te. La vostra allieva, dove l'hanno portata? Forte Nakayama. Te pareva, immaginavo. Il forte è vicino. Sarei dovuto essere con voi, accomoda. Meglio così. Ne sono già morti troppi. Perché i samurai hanno fallito? I mongoli lottavano come furie. Sbagliato. Li ho visti con i miei occhi. Un arciere non mira con gli occhi, ma con corpo, mente e spirito. Va bene, Sensei. Come dice lei, non avrei la minima intenzione di contraddirlo, ragazzi. Perché giustamente lui dice i samurai sono guerrieri, cioè esperti, eccetera. Fermo, dobbiamo parlare. Sono fatti battere così. Cosa c'è, Sensei? Quest'arco me lo diede in dono Lord Nagao tanti anni fa. Da dove l'hai tirato fuori? Certo che lo è. E per me non c'è dolore più grande che vedere un arco perfetto usato male. Allora è un bene che me lo doniate. E questo chi lo avrebbe detto? Dimostra di saper tirare. Poi te lo presterò. Adoro, provalo che bello! Certo! È un arco corto, velocità di tensione e danni moderati. Un'arma che Sensei Ishikawa ereditò da Lord Nagao e che ora è nelle mani del suo nuovo allievo. Mira Adoro. Alla lanterna vicino a noi. Tieni premuto per puntare con l'arco. Tieni premuto R2, poi rilascia per scoccare una freccia. Posso adorare, che meraviglia. Ora quella in fondo alla strada, sulla sinistra. Ok, quella lì, subito, Lord Sensei. Non male. Vediamo se riesci a colpire quella più lontana. Certo. Ma io guarda che nel frattempo comunque, anche se tu mi hai rifiutato... Più lontano è il bersaglio, più in alto dovrai mirare. Ok, quindi subentra anche la fisica in questo caso, adoro. Come va? Wow. Come fosse fatto per me. Invece non lo è, quindi abbine cura. Andiamo. Ok, Sensei, va benissimo, ma ti ringrazio con tutto il cuore per questo dono così bello. Un arco così sarebbe stato utile a Komoda. È un bell'arco, ma sono i guerrieri a vincere, non le armi. Non conoscete le armi da fuoco mongole. Ma non hanno ancora vinto. Non è mai detta l'ultima parola, certo, però dovremmo radunare un bel po' di gente per poter fare forte qualcosa. Forte Nakayama. Spero che la vostra allieva sia lì. Eccolo lì, il forte, ragazzi. Siamo arrivati, ma... Osserveremo meglio le loro difese da lassù. Ok, Sensei, come dici tu? Sensei, ti ascolto, Sensei. Ci metteremo qui, Sensei. Benissimo. Non ci resta che osservare un po' la situa. È perfetto. Da qui si vede proprio Provo bene. Provo ad aprire la porta da dentro, poi li assaliamo. Ti lanci sempre in battaglia con l'acama mezza slacciata? Altre idee? Sii paziente, Sakai. I mongoli invieranno uomini in cerca della loro pattuglia. Colpiremo quando apriranno le porte. Più aspettiamo, più a lungo Tomoe rimarrà in pericolo. Sa badare a se stessa. Scruta bene il campo di battaglia.
cosa possiamo sfruttare? Allora. Nidi di calabrone. Una freccia potrebbe istigarli. I mongoli verranno trafitti da frecce e pungiglioni. Possiamo usarli a nostro favore. Adoro. Quei barili potrebbero far male. Lo scopriremo. Beh, di solito quando sono rossi vuol dire che sono esplosivi, quindi farebbero male sì. Su quelle lanterne produrrà scintille. Appiccando incendi. Ok, quindi prendono fuoco loro o qualcos'altro? Hanno molti arcieri. Sono abili, ma non quanto noi. Ok, quindi dobbiamo sfruttare delle porte, un po' l'ambiente. Distrae il nemico e fa piovere frecce dal cielo. Poi assalteremo il forte e libereremo Tomoe. Bene, okay. Ora aspettiamo. Molto bene. Quindi un samurai deve anche avere pazienza. Aspetta il mio segnale. Ne è passato di tempo. Porca paletta. Tende un'imboscata alla pattuglia mongola. Perfetto. Le porte stanno aprendo, stanno uscendo delle persone. Direi di stare pronti, ragazzi. E dovremo usare i calabroni contro quelli lì. Assolutamente. E poi l'esplosivo contro quest'altra pattuglia. Ci sono, sensei. Ora, rimandali dai loro antenati. Oddio, che è successo al cavallo? Oh, esplosivi! Boom! Wow! Libera forte Nakayama dai mongoli. Abbiamo già fatto, quindi. No, va bene, manca... Ah, manca ancora gente! Guarda che io sono prontissima, vi aspetto, cari. Vi aspetto! Whee! E pia fuoco, dai che pia fuoco. Proviamo a colpirli da qua, ragazzi. Quei soggetti in movimento ovviamente è più difficile. Aia. Assoreta. Ok. Un altro, vai. Vai sensei. Aia, me potrei pure spostare quando... Quando gridano dojo. Ok, quasi preso in testa. Mi piace. Ai. Ok, headshot. Adoro. E un altro pronto a partire. Sì. Non male, Sakari. Ce ne grazie, sono altri sensei. Dentro. Non per molto. Cerchiamo Tomoe. Ok, libera forte Nakayama dai mongoli. Quindi ci sarà qualcuno all'interno, ovviamente. Scendiamo da qua, sensei. Faccio strada. Mi segua. Andiamo a prendere Tomoe. Ammazza i calabroni che ancora volano, ragazzi. Qua c'è qualcosa di utile. Provviste. E frecce che ovviamente abbiamo adesso. Per ora abbiamo la parete piena. Oddio. Io direi di fare così, guarda. Oddio, no. Questo c'ha tutta l'armatura. Boom in testa. Ok, qua mi sa che non serve più la... porca paletta. C'è l'armatura. Ma oddio, no. Questi non posso pararli. Niente. Devo un attimo concentrarmi, ragazzi. È su però. Via la guardia. E capo ucciso. Qui da uccidere oppure osservare per sbloccare forma dell'acqua. Ancora due. Che cos'è la forma dell'acqua? In che senso? In che senso la forma dell'acqua? Che fai? Te la squagli, bello. Aspetta. No. Sì. Perfetto. Oh, dojo no. Dojo un par de pal, dojo. Dov'è dojo? Te lo sistemo per bene, guarda. Sì, scusa sensei, ti ho spostato il bersaglio, mi devi perdonare. Ci pensi tu a quelli in alto? Perché io vorrei vedere chi altro c'è qua in basso. Munizioni, cioè frecce sarebbe a dire. Perfetto. Chi altro c'è? C'è qualcuno qua sopra per caso. Io proverei a salire. Vediamo un po'. No. Oh, ma pezzo di sterco. Ma porcaccia miseria. Ok, dritto in testa, adoro. No, non mi colpirai, bastardo. Fermo là. Sì. Perfetto, adesso posso salire per andare a riprendere questo cretino che è rimasto qui immobile a farsi gli affari suoi, ok. Parla con sensei. Dove sei, sensei? Eccoti qua, sensei. Cosa vuoi dirmi, sensei? Prigionieri morti. Legati e uccisi con le frecce.
Tomoe, non... Non è Aspetta. Qui? Questo è il suo ciondolo. Cerca nel forte! Sì, Sensei! Agli ordini, Sensei! Vado, Sensei! Oh, dove sarà? Dove sarà Tomoe? Mi scusi, Sensei, passo da qui, passo da qui. Permesso! C'è qualcuno qui? Sembrerebbe di no. Apriamo pure la porta. Scusate, che cosa c'è di utile qua? Provviste. Tomoe... questo cos'è? Alloggi privati di qualcuno. Un kimono da donna. Il kimono di Tomoe. I mongoli l'hanno liberata. Perché? Come l'hanno liberata? What the fuck? Dove l'hanno mandata? Dove è andata a finire? Forse o è riuscita a squagliarsela o, non lo so, si è nascosta da qualche parte. Tomoe, non ti vedo, Tomoe, non ti vedo. Niente, io continuo a seguire la nuvoletta, che poi non è una nuvoletta ma è il vento. Tomoe, sei qui? Una pergamena. Termini di tiro con l'arco tradotti in mongolo. C'è il vostro nome. Insegnava loro la mia via dell'arco. Per questo l'hanno presa. Avevano visto che era una sua allieva e volevano che svelasse loro i segreti delle sue tecniche. Ammazza, hai capito i mongoli? Sono furbi, eh? Sono furbi, sti pezzi di pupù. Vabbè, io riuscirei, anche perché la nuvoletta mi dice di andare di qua. E vediamo un bogettino che altro riusciamo a scoprire. Qua che c'è? Frecce giapponesi. Sono le frecce di Tomoe. Sicuro? Cocca in corno di cervo e piume di falco pescatore ricurve, come le ho insegnato io. I mongoli le hanno tolto le armi. Le frecce giapponesi sono molto ravvicinate. I mongoli non sanno scoccarle così bene. Ok. Le hanno permesso di usare l'arco. Chi è che starnazza? Che succede? Sentito? Un superstite. Sì, ho sentito... Oh, poverino. Oh, freddo. Cerchiamo una donna, un'arciera. I mongoli l'hanno catturata con noi. Poi l'hanno rilasciata, dandole arco e armatura. Ha ucciso mia moglie e gli altri. I corpi di prima. Ha dato prova della sua abilità e il nemico l'ha assoldata. Fa male. Non lasciatemi. Ho visto abbastanza. Andiamo. Cos'altro c'è da vedere, purtroppo? Nient'altro. C'è stato un massacro. Dovevo ucciderla. Anche qui. Sensei. Tomoe ha ottenuto la libertà, unendosi ai mongoli. Perché l'ha fatto? Che è successo? Ho preteso troppo. In che modo? Che nascondete? Sensei. Parla, Sensei, su, di. Siamo ansiosi. Esigo una risposta. È stata lei ad attaccarmi, non i banditi. Tomoe. Perché? Non sa cosa significhi essere un samurai. L'avete spinta dai mongoli. Non giudicarmi. E voi non mentite. Non permetterò, Tomoe, di insegnare la via dell'arco al nemico. Allora la fermeremo. Un po' tardi, mi sa. Lo farò io, non mi serve la tua arma. No, io vi servo. È il guerriero a vincere, non la sua arma. Lord Shimura ti ha addestrato bene. Cercheremo Tomoe insieme, ma faremo a modo mio. E quando sarà il momento, mi aiuterete a salvare mio zio. Hai la mia parola, Sakai. Okay. Mi preparo a dare la caccia a Tomoe. Vieni al dojo appena sei pronto. Non possiamo salvare mio zio da soli. Ho bisogno di altri alleati. Trova Lady Masako Adachi, se è ancora viva. È una dei guerrieri migliori dell'isola. Sì, questa Adachi l'aveva nominata già prima Jin. E quindi è successo un bel pastrocchio. Ah, quindi considerato completato, abbiamo reclutato giustamente Sensei Ishikawa. Ok, una volta che lo aiuteremo ad eliminare questa Tomoe, quindi mi dà un bel po' di esperienza. Fantastico.
Abbiamo ottenuto un punto tecnica, usalo per apprendere nuove potenti tecniche e affrontare i mongoli, quindi servono ovviamente ragazzi per accrescere le nostre abilità. Perfetto, quindi i punti tecnica sono quelli con le due freccine, diciamo così. Per esempio questa ragazzi mi interessa moltissimo. Una parata all'ultimo secondo ti permette di eseguire un contrattacco letale. Inoltre recupererai una discreta quantità di determinazione. Quindi premi L1 subito prima di subire un attacco e premi quadrato o triangolo per contrattaccare. Questo mi sembra molto interessante. Però anche questo già non è male, ragazzi. La rotolata, che serve appunto proprio a schivare completamente. Quindi allora, visto che comunque schivare alcuni nemici grossi potrebbe essere molto utile, direi che adesso ragazzi questo primo punto tecnica lo spendo per la rotolata, dai. Anche se sicuramente questa qua parata perfetta col contrattacco, ragazzi, sicuramente sarà il prossimo che acquisterò. Ci sono tante cose nuove da vedere. Hai ottenuto una nuova arma. Qui puoi gestire armi e munizioni. Ok, infatti, è possibile anche potenziare le nostre armi a quanto pare. E sarà possibile cambiare il nostro completo. Abbiamo a disposizione ovviamente anche le altre armi, quindi in questo caso l'arco corto e anche degli accessori, addirittura la sella del nostro destriero possiamo cambiare. Adoro ragazzi, che bello. Quindi abbiamo il diario nel quale viene segnato a quanto pare ogni progresso che facciamo e gli obiettivi che dobbiamo ancora completare. Quindi recluta Lady Masako e salve il fabbro fratello di Yuna. Infatti racconti in corso, cioè quello che ci manca adesso per esempio della storia principale è il codice del guerriero. Perfetto, qua parla di forme, io non so che cosa significhi effettivamente. Attualmente abbiamo la forma della pietra, efficace contro gli spadaccini. Ah, ok, quindi ogni forma praticamente è efficace contro un determinato nemico. Molto interessante anche questo. Per quanto riguarda lo spettro, proseguendo il viaggio possiamo apprendere nuove tecniche di combattimento e possiamo anche ragazzi sbloccare nuove potenti armi accrescendo la nostra leggenda. È tutto assolutamente meraviglioso. Per quanto riguarda il compendio, quindi l'esplorazione può aiutarti ad accrescere la tua leggenda, riposare e recuperare energia, riempire la tua tracolla e tanto altro. Ok, quindi aumentare la leggenda perché magari se incrociamo dei nemici comunque questo ci permette di avere più esperienza. Per quanto riguarda la tracolla, le risorse raccolte sono conservate nella tua tracolla. Ok, quindi probabilmente nel mondo di gioco ci saranno, diciamo, dei collezionabili, tra molte virgolette. Quindi nella tracolla ci sono tutte le risorse che appunto, ragazzi, raccogliamo. Quindi le provviste, per esempio, si possono scambiare con cacciatori, spada e armaiolo, costruttori per ottenere risorse e potenziamenti. Quindi sono importanti, ragazzi, per i potenziamenti. Davvero tutto estremamente interessante, direi. Ci serve parecchia attenzione, ma è tutto molto interessante. Quindi tieni premuto per ulteriori dettagli per quanto riguarda Lady Masako. Lady Masako, le donne del clan Adachi sono guerriere di grande fama. Se sono sopravvissute all'invasione potrebbero aiutarmi a liberare Lord Shimura. Quindi devo trovare Lady Masako e dare la notizia della morte di suo marito. Mistica, proprio noi gliela dobbiamo dare. Quindi ragazzi avremo da completare codice del guerriero per quanto riguarda Yuna, per quanto riguarda Lady Masako. Quindi la prossima volta sceglieremo una delle due sicuramente. Quindi ragazzi, allora io direi che per oggi possiamo fermarci qui. È comunque molto interessante vedere come si possono sviluppare le varie situazioni, perché ovviamente Jin si rende conto che da solo non può fare nulla contro i mongoli. Quindi l'unica cosa che può pensare di fare è reclutare quanti più guerrieri, persone possibili per fronteggiare nuovamente i mongoli e poter alla fine finalmente liberare suo zio. Quindi deve trovare comunque gente che sia valida per accompagnarlo in questo obiettivo. È davvero tutto molto molto suggestivo, molto emozionante e c'è ragazzi quella poesia proprio tipica di questo mondo giapponese. È veramente incantevole tutto ciò. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!